All'Expo di Dubai, il padiglione più visitato non è stato quello dell'India, che ha negli Emirati Arabi la comunità locale più numerosa, e nemmeno quello dell'Italia o della Francia. Con oltre 4 milioni di visite, l'Arabia Saudita è stato il padiglione più visitato della prima esposizione universale in Medio Oriente. Il padiglione dell'Arabia Saudita è una sorta di Stargate, una porta d'ingresso su un paese dove fino a pochissimo tempo fa non erano permessi i viaggi per turismo e dove non erano nemmeno ammesse altre fedi religiose. Ma ora le cose sono cambiate. L'Arabia Saudita ha investito molto per diventare una nuova meta turistica, con l'obiettivo di attrarre decine di milioni di visitatori entro i prossimi anni, e ha colto l'occasione dell'Expo, organizzato dai vicini Emirati Arabi, per rilanciare questo progetto in grande stile. I primi visti turistici erano stati aperti solo nel 2019 e io ero stato uno dei primi a poterne approfittare appena prima della battuta d'arresto a causa della pandemia, solo a pochi mesi dal loro lancio. Il padiglione racconta bene quello che scopre un turista che entra per la prima volta in Arabia Saudita, in un percorso che è stato il più gettonato tra i visitatori di Expo ed è stato anche premiato come il miglior padiglione di questa esposizione universale a Dubai. I visitatori sono accompagnati alla scoperta di una parte del passato arabo poco conosciuta, quella di Alula, una città dimenticata che riemerge dalle sabbie del deserto con le tombe di Egra e percorsi in mezzo ad una terra che per la prima volta vengono mostrati ad un pubblico mondiale. Tra i tanti visitatori di questo padiglione c'è stata anche Nada Al-Nadi, una ragazza che vive a Jeddah in Arabia Saudita ed è stata tra le prime a raccontare al mondo il paese nel quale è cresciuta. To be honest, the Saudi pavilion is, I personally think it's the best. Currently, the tourism in Saudi is still very raw, very authentic. Travelers and also locals who's been traveling around Saudi Arabia solo. And I believe that it is actually the best way to really explore the country, because it's such a huge country and it's very diverse. And I would always recommend for anyone to just rent a car and drive all around Saudi. Il padiglione apre anche uno squarcio su quello che è uno dei principali investimenti turistici dell'Arabia Saudita, quello sul Mar Rosso, una zona ancora inesplorata che quando l'ho visitata io, appena 3 anni fa, si poteva raggiungere solo in macchina partendo da Jeddah e poi mettendosi d'accordo sul posto con un barcarolo che ti accompagnava a fare un giro tra una delle barriere coralline tra le più intatte al mondo. 5 isole del lato saudita del Mar Rosso sono al centro di un megaprogetto per un turismo sostenibile, almeno nelle intenzioni, in un equilibrio tra lusso e salvaguardia dell'ambiente. Io sono Damiano Crognali e questa è la mia recensione del padiglione dell'Arabia Saudita dall'Expo di Dubai.